Seconda giornata dei mondiali di judo 2023 a Doha in Qatar. Dopo i discorsi di Marius Widzer, presidente IJF, e Khalid Al-Attiyah, presidente della Federazione Judo del Qatar, l'evento è stato ufficialmente aperto dal presidente del comitato organizzatore, Bin Hamad Al-Thani, che ha espresso la sua gratitudine al governo locale per il sostegno nell'organizzazione dell'evento. La cerimonia è stata caratterizzata da esibizioni tradizionali ed uno straordinario spettacolo di danza e luci che ha messo in mostra la ricca storia e le tradizioni culturali del Qatar. Sul tatami, nella categoria meno 52 kg donne, la campionessa olimpica e mondiale in carica, la 22enne giapponese Uta Abe, era la favorita assoluta e ha mantenuto fede al suo immenso talento, arrivando in finale. Dall'altra parte del tabellone, l'uzbeka Diyora Keldiyorova. In finale la judoka uzbeka ha venduto cara la pelle, ma Uta Abe sembra imbattibile e alla fine ha conquistato il suo quarto titolo mondiale della carriera. Bronzo per l'azzurra Odette Giuffrida. Dopo le medaglie olimpiche di Rio e Tokyo le mancava solo una medaglia iridata. Sventolano le bandiere del sollevante. A consegnare le medaglie è stato il presidente del Comitato Olimpico del Qatar, Bin Hamad Al-Thani. Certo che sono felice, sapevo di poter vincere nello stesso giorno di mio fratello. Nella categoria meno 66 kg uomini, derby tutto giapponese in finale tra Ifumi Abe, il fratello maggiore di Uta, e Yoshiro Maruyama. Ifumi Abe, attuale campione del mondo olimpico, è apparso al top della forma. Yoshiro Maruyama, un mancino, è stato l'ultimo in ordine di tempo a battere Ifumi Abe. Due atleti che conoscono così bene la tecnica l'uno dell'altro hanno dato vita ad una finale intensa con oltre 6 minuti di golden score. Incontro sul filo di lana, ma alla fine è stato Abe ad assicurarsi il titolo ancora una volta. Sembra di essere a Tokyo, non a Doha. L'abbraccio tra Uta e Ifumi. A consegnare le medaglie il vicepresidente del Comitato Olimpico del Qatar, Thani Al-Kuwari. Sono felice di vedere che mia sorella ha vinto, perché da lei ho preso l'ispirazione per vincere io stesso. Ma ormai mi sono abituato a vedere mia sorella vincere prima che io combatta. Dominio giapponese finora, 3 ori su 4.